Per osservare le stelle abbiamo bisogno di uno strumento che Galileo ha iniziato ad inventare e che poi si è sviluppato nel corso del tempo, il telescopio. Stasera abbiamo qui con noi uno degli esponenti dell'Osservatorio Nazionale di Astrofisica dell'Osservatorio di Capodimonte, Massimo Dallura. Massimo, stasera abbiamo realizzato questo evento didattico per i bambini e anche soprattutto per i genitori. Beh, innanzitutto io ringrazio l'organizzatrice per una serata veramente fantastica. Mi sono divertito, è stato piacevolissimo parlare con le persone, con i bambini, con i loro genitori. Quello che abbiamo cercato di fare è mostrare quali sono attualmente le attività di punta nell'astronomia mondiale, soprattutto legate alla costruzione del prossimo telescopio gigante di 39 metri che verrà messo nel deserto dell'Atacama in Cile, con il quale speriamo di dare risposta a una serie di domande fondamentali dell'astrofisica internazionale. L'Italia è da sempre paese di punta nell'astrofisica e Napoli è un punto di eccellenza nell'astronomia italiana, quindi penso che riusciremo ancora a dare il nostro, diciamo, importante contributo alla ricerca mondiale. Fare poi le serate con i bambini è sempre fantastico, perché i bambini sono un po' come gli astronomi, possiedono ancora l'entusiasmo. Un astronomo, un ricercatore, fondamentalmente è un bambino che gioca con la natura, e i bambini quello che fanno è entusiasmarsi, emozionarsi quando mettono l'occhio al telescopio. Tipicamente quando faccio vedere Saturno al telescopio, per capire se il bambino veramente ha visto, aspetto la sua reazione. Se dice wow, allora ha visto il pianeta. Quindi, prima di tutto, una cosa per i bambini, spero che gli rimanga l'emozione, poi spero che rimanga l'emozione anche ai loro genitori. Dottoressa Carmela, questa serata com'è nata? Questa serata è nata da molto lontano, nel senso che con il dottore qui era un'idea partita un paio d'annetti fa. Diciamo che il tutto rientra in quello che è l'ambito della formazione informale, attraverso una serie di esperienze che proponiamo ai bambini, e quindi far vivere da vicino quello che può essere l'esperienza anche dell'astrologia. Ecco perché stasera ci tenevo a che questa serata fosse una informazione per i genitori, ma entusiasmare un po' i bambini in quello che è un mondo che ci appartiene, ma che spesso è talmente lontano, per cui insomma solo una persona come Massimo ce la poteva far conoscere da vicino. Insomma, questo è, ecco perché è nata.